un sogno che si realizza. E chi sarà il protagonista? Posamen! Ma che sei scemo? Beh, forse è eccessivo, scemo, no? Ti ricordo che sono armato. Farai un film di supereroi. Supereroi camorristi. Ci sono due modi per uscire da questo contratto con la camorra. Il primo, diciamo, è così, cioè, orizzontale, coi piedi in avanti. Morto. Morti, esattamente. Che io terrei come piano B. Sono d'accordo. Vero. Il nuovo episodio cambia che l'ho accettato profondamente, però mi succede un fatto proprio narrativo. Particolare, cioè io sono costretto per un problema contrattuale a fare una cosa che non voglio fare come Posamen e quindi cerco di sfuggire a questa cosa per tutta la serie e quindi in questo caso, però diciamo quel rapporto tra me e il personaggio è stato risolto già nella prima stagione, adesso invece succedono altre cose ma sono puramente narrative più che personali e inconsce, ecco. In questa seconda stagione c'è anche la partecipazione straordinaria del mago Silvan. Se Posamen potesse far sparire qualcuno come il famoso illusionista, chi farebbe sparire? Ma guarda, noi se avessimo quel potere, purtroppo ci ritroveremmo in un mondo con circa 70 persone al massimo in tutto il mondo, perché tu ogni giorno vuoi far sparire qualcuno, poi magari ti saresti... Cioè, diciamo, se lo puoi fare come gesto spontaneo, immediato... Cioè, quante persone faresti sparire durante la giornata? Quante? Quindi fatti il conto, facendolo tutti nel mondo, quante persone spariscono. Ovviamente poi ti pentiresti, perché delle volte sono arrabbiature momentanee, sono cose del momento, però se hai quel potere lo usi, e se lo usi quindi è meglio non averlo. Ridere allunga la vita, sì, io credo che ridere sia anche scientificamente provato, tra l'altro io l'ho provato anche sulla mia pelle, ma proprio scientificamente, perché mi sono documentato, è scientificamente provato che ridere fa proprio bene agli anticorpi addirittura, quindi è una sorta di medicina. Ma sai, io sono legato alla periferia perché sono nato e cresciuto in periferia, io sono nato e cresciuto a Torpignattara, quindi diciamo ovviamente i luoghi della tua infanzia ti rimangono nel sangue comunque, quindi... Amo la periferia, quella periferia, sono molto contento di questa periferia che io insomma, ho lasciato tanti anni fa, ora si sia trasformata in una società multietnica perché è molto più interessante dal punto di vista dell'umanità adesso rispetto a prima, dove tra l'altro io poi l'ho vissuta in un periodo insomma, dove Torpignattara e Via della Maranella erano posti veramente un po' pericolosetti, diciamo un po'. E quindi torno sempre volentieri e non sono di quelli che a cui viene da dire però guarda quanto è cambiata da quando ero piccolo io, non mi viene mai da dire questo, cioè anzi mi piace molto come adesso.